Gioele Bertolini, correre di fronte a una villa del Palladio, questo succede solo nel ciclocross. Sì, è un percorso molto bello, qui ricavato in questa villa come settimana scorsa in un'altra villa. Speriamo che il ciclocross continui su questi percorsi e ci faccia divertire. Oggi si può cercare di prendere la maglia, però non sarà facile, visto il percorso molto tecnico, molto da rilanciare, per cui non si adatta proprio benissimo alle mie caratteristiche. Vedremo, oggi vedremo di farlo comunque bene. La tranquillità di avere comunque dei compagni di squadra dietro le spalle che comunque possono sempre comunque anche loro lottare per la vittoria. Brian Falaschi, una bellissima edizione del Giro d'Italia Ciclocross aperta fino all'ultima tappa. Sì, la classifica è sempre aperta, in giro può succedere tutto, e quello che diciamo è bello perché i punti sono sempre stretti, allora dona un po' di più di suspense. Marco Aurelio Fontana, torni dopo 11 mesi al ciclocross, quali sono le tue sensazioni? 11 mesi è un bel periodo di tempo, eh? Ma sensazioni, che bello, mi mancava, insomma. Comunque ho iniziato col cross e mi piace fare queste curve, vedere queste fettucce, sempre bello. Vedo tanti ragazzi nuovi, giovani, quindi interessante vedere il ricambio generazionale. Dai, adesso vediamo un po' come sto, sicuramente non sono in formissima, però ci difenderemo. Hai detto giustamente che sei partito col ciclocross, cosa ti ha insegnato questa disciplina? Tanto, sai, lottare nel fango d'inverno, al freddo, e poi comunque è una disciplina che ti insegna tanto come guidare. È una bici diversa da tutte le altre, non c'è una bici che gli va vicino, quindi ti dà tanto. Spero di aver dato un po' al cross e di dare ancora un po' nei prossimi anni. E arriviamo alla prova regina, quella riservata alla categoria Elite Uomini. La partenza degli Elite, mentre velocissima per Marco Aurelio Fontana, Gioele Bertolini e Nicolas Samparisi, che indossa la maglia bianca di miglior giovane, che è in realtà di Gioele Bertolini. In queste prime fasi di gara si porta al comando Enrico Franzoi, vincitore una settimana fa della tappa di Rossano Veneto, seguito da Marco Aurelio Fontana, Elia Silvestri, Nicolas Samparisi, Mirko Tabacchi, a seguire tutti gli altri. La rosa di Gioele Bertolini si trova indietro di qualche posizione, per lui problemi meccanici. Sullo sfondo la facciata di Villa Emo. Sul terreno coltivato troviamo Franzoi e Fontana, che hanno guadagnato qualche metro sugli altri. Bertolini ha appena cambiato la bici ai box. Una gara che vivrà sicuramente sulla sfida tra Enrico Franzoi e Marco Aurelio Fontana. Intanto con la nostra onboard camera andiamo a vedere il tratto veloce in asfalto e la discesa che porta gli atleti nel fossato di Villa Emo. Ancora le immagini suggestive del percorso di gara, che vanno in questo momento ad affrontare i ciclisti, è proprio Franzoi con alle sue spalle la maglia tricolore di Fontana. Attenzione, perché subito dopo l'uscita dalle scale Fontana affronta il tratto in sabbia senza scendere dalla bici e cade. Troviamo al comando Franzoi, seguito da Tabacchi, Cominelli e via via tutti gli altri. Fontana sta già rimontando diverse posizioni, mentre la maglia rosa di Bertolini si trova ancora nelle retrovie. Dunque una caduta per uno dei protagonisti assoluti, Marco Aurelio Fontana, ma lo vediamo prontamente
alla ruota dei migliori, si è subito rialzato Fontana ed ha ripreso la sua gara ed ora sta tallonando gli inseguitori di Franzoi. Mentre ci avviciniamo ai dossi alla rampa in terra, al comando c'è sempre Enrico Franzoi, alla sua ruota Tabacchi della Forestale, Cominelli della Avion Axevo, Nicolas Samparisi della Merida, Thomas Paccagnella, Sportivi del Ponte, Brian Falaschi, Sell'Italia Guerciotti e Marco Aurelio Fontana della Cannondale Factory Racing. Ancora le immagini sul battistrada Franzoi, tantissimo il pubblico presente lungo il percorso, come vedete stanno assistendo alla prova regina, quella degli Elite in questo frangente. Intanto Gioele Bertolini ancora impegnato a recuperare lo svantaggio accumulato nella fase iniziale per un problema meccanico alla bicicletta. Il passaggio in zona traguardo con Franzoi al comando, qualche metro di ritardo per il portacolori del Forestale, poi troviamo il resto del gruppo che va a chiudere il passaggio come Franzoi in 8 primi e 16 secondi. Il gruppo dei protagonisti, su in fondo al vialone abbiamo visto la maglia rosa di Gioele Bertolini, la vediamo transitare in questo momento in zona traguardo e all'interno di un folto gruppo. Soggettiva sul passaggio di fronte a Villa Emo, sempre dalla nostra onboard camera. Franzoi entra ad alta velocità sul tratto in asfalto di fronte a Villa Emo, che porta sino ai box, un tratto in cui Franzoi sta forzando i tempi. Di fronte ai box transitano in quest'ordine Franzoi, 4 secondi per la coppia Tavacchi-Cominelli, 14 secondi Marco Aurelio Fontana, 16 secondi Thomas Paccagnella, a 27 secondi Gioele Bertolini, la maglia rosa, insieme a un gruppo di inseguitori. Questa è la situazione quando ci avviciniamo alla fase centrale della gara. Ancora inquadrato Marco Aurelio Fontana, il portacolori della Cannondale Factory Team, come del resto la maglia rosa, simbolo del leader della classifica generale Gioele Bertolini, maglia rosa conquistata in quella di Rossano Veneto. Ancora le immagini anche su Enrico Franzoi, che sta guidando il gruppo, lo vediamo sullo sfondo, sta affrontando il tratto fettucciato, il tratto disegnato dagli organizzatori con in testa Dino Pellizzer. Di nuovo sull'asfalto per dirigersi verso il fossato, transitato Franzoi, che è ormai lanciato in questa fase della gara. Vediamo transitare Marco Aurelio Fontana della Cannondale, poi gli altri ciclisti alle spalle dei protagonisti, qualche problema per qualcuno nell'affrontare la salita che porta al tratto in selciato. Abbiamo visto anche la maglia rosa di Gioele Bertolini. Franzoi impegnato sulle scalette in questo momento. Cominelli non si trova più all'inseguimento perché è scivolato sulla curva a gomito che porta nel fossato, ha piegato il forcellino della sua bicicletta, per lui la gara è ormai compromessa. All'inseguimento di Franzoi troviamo dunque la coppia costituita da Mirko Tabacchi e Marco Aurelio Fontana. Di nuovo sulla rampa con Franzoi che transita per primo, poi continua a spingere il portacolori della Selle Italia Guerciotti Elite. Da sottolineare, Selle Italia della famiglia Bigolin, sponsor di questa edizione del Giro d'Italia di ciclocross, così come la Nortuev. Mentre vediamo il passaggio di Marco Aurelio Fontana, dicevamo due aziende che sostengono il Giro d'Italia ciclocross ma anche l'attività del ciclocross. Abbiamo visto transitare Franzoi sugli ostacoli, ora è la volta di Fontana e Tabacchi, che preferisce scendere
dalla bicicletta, il passaggio sul traguardo per Enrico Franzoi. Attendiamo i suoi più immediati inseguitori Tabacchi e Marco Aurelio Fontana, che sta guidando la coppia. In quarta posizione Thomas Paccagnella con Gioele Bertolini, che si sta portando alla sua ruota. Dunque un grande recupero per Gioele Bertolini, la maglia rosa. Ancora le immagini sul traguardo con Paccagnella e Gioele Bertolini, che sta tentando di portarsi alla ruota di Paccagnella. Un'ottima gara quella della maglia rosa, che dopo l'incidente meccanico nelle prime fasi ora sta inseguendo. Passaggio sugli ostacoli anche per l'oro olimpico della mountain bike di Sydney 2000, Miguel Martinez, presente a questo Giro d'Italia. Colpo di scena, al comando troviamo Marco Aurelio Fontana e Mirko Tabacchi. Dal momento che Enrico Franzoi è rimasto coinvolto in un incidente meccanico poco prima dei box, Franzoi è caduto sulla ghiaia dalla curva danneggiando il forcellino, cambio e la leva del deragliatore. Per lui anche parecchie scoriazioni che lo costringono ad abbandonare la corsa. Dunque una sfortunata prova quella di Enrico Franzoi, che mentre era saldamente al comando si è dovuto ritirare a causa di un incidente che lo ha visto rovinare la sua bicicletta e riportare diverse escoriazioni. Al comando dunque la coppia costituita da Fontana e Tabacchi, mentre Thomas Paccagnella e la maglia rosa di Gioele Bertolini sono i due più immediati inseguitori. Testa a testa tra Mirko Tabacchi e Marco Aurelio Fontana, un testa a testa che abbiamo vissuto già nel campionato italiano di cross country a Nemi. Ancora qualche metro di vantaggio per il portacolori della Forestale. Mentre siamo sui più immediati inseguitori, abbiamo visto Thomas Paccagnella e la maglia rosa di Gioele Bertolini. Alle loro spalle il terzetto composto da Nicola Samparisi, Brian Falaschi e Daniele Braidò. Trappello degli inseguitori con in testa Fabio Urzi della CX Merida Dama, passa anche Francesco Pedante del Vini Fantini. Ci avviciniamo ormai al passaggio sotto il traguardo per la coppia al comando, inquadrata dalla nostra telecamera fissa per darvi il senso del distacco degli atleti in questa fase di gara. Abbiamo visto transitare la coppia al comando costituita da Marco Aurelio Fontana e dal suo compagno di fuga Mirko Tabacchi. Vediamo in questo momento transitare i più immediati inseguitori Thomas Paccagnella e la maglia rosa di Gioele Bertolini, che sono alle spalle della coppia che guida la gara, mentre stanno per transitare Nicolas Samparisi, Brian Falaschi e Daniele Braidò, i primi due portacolori della Sella Italia Guerciotti, il terzo del gruppo sportivo Forestale. Ancora le immagini con la nostra sintesi, andiamo alla fase cruciale della corsa. Fontana attacca e stacca inesorabilmente Mirko Tabacchi, il pur bravo Mirko Tabacchi, che si deve arrendere alla progressione di Marco Aurelio Fontana. Non demorde comunque Tabacchi, portacolori del gruppo Forestale. Transitano anche Paccagnella e Bertolini, alle loro spalle in precedenza abbiamo lasciato Daniele Braidò della Forestale, Brian Falaschi della Sella Italia Guerciotti, inquadrati in questo momento, così come la maglia bianca di Nicolas Samparisi. Ma ormai il vantaggio di Marco Aurelio Fontana è incolmabile. Generoso il tentativo di Mirko Tabacchi, che prosegue nel suo inseguimento. Ricordiamo che durante il campionato italiano cross country a Nemi si era verificato esattamente il contrario di ciò che avviene ora, con
Marco Aurelio Fontana, costretto a inseguire Tabacchi in una giornata in cui a farla da padrone era un violento temporale, ma oggi Marco Aurelio Fontana è incontenibile e imprendibile. L'applauso del numeroso pubblico presente, l'ultimo passaggio sulla rampa per Marco Aurelio Fontana che entra nel vialone di arrivo, l'applauso per il pubblico presente, qualcuno allunga le mani per farsene toccare da Marco Aurelio Fontana che va così a conquistare il primo successo in questo Giro d'Italia ciclocross davanti al bravissimo Mirko Tabacchi della Forestale che chiude con 21 secondi di ritardo. Attenzione, lanciata la volata tra Bertolini e Paccagnella per il terzo posto, sono ormai ai metri finali i due più immediati inseguitori della coppia al comando. È una volata molto lunga per questi due, lanciata la volata, ma attenzione, c'è la caduta di Gioele Bertolini, una prima sbandata, poi una seconda sbandata. Gioele Bertolini che ha perso la ruota di Thomas Paccagnella e va così a chiudere al quarto posto, quinto posto per Daniele Bredo, mentre vediamo il doppio scivolone per la maglia rosa di Gioele Bertolini che comunque conserva le insegne di leader. Abbiamo detto un Giro d'Italia ciclocross molto emozionante, una gara vera in sette tappe. Bisognerà attendere infatti l'ultima prova, quella di Paterno di Potenza, per conoscere il nome dei vincitori e soprattutto il nome del vincitore della maglia rosa della prova regina. Marco Aurelio Fontana, per essere un debutto stagionale non è andata niente male. No, è andata bene. Certo, sai, favorito dal clima caldo, la pista asciutta, sai, un'altra cosa. Se oggi ci trovavamo in mezzo a una gamba di motta sarebbe stato diverso, no? Però sì, alla fine pedalavo bene, ero brillante. Poi sono caduto subito al primo giro, ho fatto un po' fatica a recuperare. I primi li ho passati bene, poi chiaramente una volta preso Mirko, lui era un avversario ostico. Mi spiace che è caduto il Franzo perché sicuramente sarebbe stata una gara in tre, no? Noi stavamo recuperando pian pianino, secondo me verso gli ultimi due giri l'avremmo probabilmente preso, forse, non si sa. E niente, dai, poi è andata bene, ho trovato un po' di confidenza, guidavo bene, è andata bene. Tanta gente sul percorso, insomma è bello correre in un contesto così. Sì, tutti belli, belli gasati, è stato divertente perché sai, se fai una gara da solo non hai tutto sto stimolo, no? Invece sai, c'era chi tifava per Mirko, c'era chi tifava per me, è stato bello. Mirko Tabacchi, tu hai già battuto Marco Aurelio Fontana due volte, anche se una era cross country, ma oggi Marco Aurelio era davvero irresistibile. Sì, è successo due volte di riuscire a essere davanti a lui, è comunque un onore essere con lui, quindi essere davanti è proprio una cosa assai rara e difficile. Sicuramente ci proverò ancora e ancora e ancora, lo stimo tanto e spero che un giorno riuscirò a batterlo con costanza, insomma. Mirko, tu però sei uno che non si arrende mai, diciamo che corri con la testa. Sì, non mollo mai, ho una grande grinta, un grande stimolo per di far sempre meglio e niente, ho i vari preparatori che mi seguono in tutti gli ambiti e sono contento così, vado bene, sono felice e questo è l'importante. Gioele Bertolini, è stata una gara aperta fino all'ultimo metro, una scivolata ha compromesso il finale, però hai tenuto questa splendida maglia rosa. Sì, più che altro che una scivolata nel finale che ci può stare, mi è stato un po' amaro all'inizio perché ho avuto problemi meccanici subito all'inizio, ho dovuto cambiare bici e poi ho dovuto rimontare giro su giro fino ad arrivare alla fine, che questa scivolata mi ha tolto il podio, però probabilmente è Paccagnella che è andato forte e si merita tutto il podio. Insomma, questo Giro d'Italia di ciclocross si deciderà proprio a Paterno, sarà una volata? Sì, si deciderà a Paterno, sarà probabilmente tra me e Falaschi e vedremo chi la spunterà, sarà una gara molto dura,
però è un percorso che mi piace, ci ho già vinto, quindi speriamo di riuscire a tenere i punti e portarmi a casa questa maglia. Dino Pellizzer, anche il sole vi ha baciati, vi ha donato la più bella giornata dell'inverno, insomma meglio di così non poteva andare. No, è stato un spettacolo dal mattino adesso, è veramente tantissima gente, non si poteva chiedere di meglio perché è il massimo che si poteva avere, sia di pubblico che di presenze di atleti, perché tantissimi atleti, e per fortuna è andato tutto bene. Dispiace per Franzoi. L'unico che è caduto in quel punto là, purtroppo, se no sarebbe stato uno spettacolo con Marco Aurelio da vedere, perché meritano atleti che danno del meglio in qualsiasi tipo di percorso che vanno. Presidente, una logistica perfettamente curata, fatta da splendida cornice a questa giornata di sport. Sì, è andato tutto bene, è andato benissimo, sia il tempo che ci ha dato una mano, perché rispetto a ieri che c'era un tempo bestiale. La fortuna grande è stata che nessuno si è fatto male, cioè a parte qualche distorsione, qualcosa di lieve, diciamo, ma tutto il resto è andato perfettamente. L'affluenza del pubblico mi sembra che sia stata ottima. Il contesto della villa è quello innanzitutto che ci fa premiare, diciamo, come posto, come logistica, come il posto che abbiamo qui del bar, diciamo, della trattoria, sembra che sia abbastanza bello. E ringrazio la villa, ringrazio la Postumia 73 e ringrazio tutti quanti quelli che ci hanno dato una mano, diciamo. Anche la mia associazione, che sono dell'Ornitologica Fanzolo, i miei collaboratori e tutti, insomma. Un'altra giornata di festa per il ciclocross, oggi sul percorso tantissima gente. Sì, tantissimo pubblico, ottima organizzazione, bella la tappa del Giro d'Italia, oggi veramente carina. E il sole ci ha assistito, ieri c'era tantissima nebbia, non si vedeva neanche a 10 metri e tanto pubblico, come ben hai detto, e quindi questo fa bene per il ciclocross, oltre quasi 500 partenti, quindi si sta crescendo moltissimo, gare molto interessanti anche per noi commissari tecnici, abbiamo fatto una buona selezione e quindi partiremo per questa prova di Coppa del Mondo a Namur in Belgio, molto convinti di poter far bene. Sfortunato Franzoi, ma che prova quella di Marco Aurelio Fontana. Sì, beh, Enrico Franzoi non penso che l'avrebbero ripreso, perché comunque stava controllando bene e aveva un'ottima forma. Dietro comunque, ecco, le posizioni potevano essere quelle. È scivolato, si è fatto un po' male, ha preferito fermarsi per controllare un po' se aveva fatto qualche danno fisico. Marco Aurelio Fontana non è nuovo a queste prestazioni, comunque lui ci crede molto, quando arriva alle gare è sempre abbastanza, non dico preparatissimo, ma preparato per poter tirare fuori sempre un ottimo risultato. Interessante in campo femminile la maglia rosa che salta da una spalla all'altra. Sì, beh, un bel duello questo qui, Alice Maria Zuffi oggi è stata sfortunata con una foratura e quindi ha dovuto inseguire tantissimo, però... la sua compagna di squadra ha mantenuto lei la maglia rosa. Eva Lechner sta dimostrando di crescere sempre di più. Domenica Namur dovrà avere la prova del 9 per vedere un pochettino quanto è cresciuta in campo internazionale. E quindi noi partiamo molto sereni per questa trasferta. E parliamo ancora di Gioele Bertolini, che sta dimostrando veramente di potersi misurare testa a testa con i migliori. Sì, ha avuto una caduta in partenza, ha inseguito tantissimo e è ritornato poi dalla terza a quarta posizione, è stato sempre in quella posizione lì, e poi addirittura all'ultimo, sotto la rettilineo d'arrivo, ha tentato di recuperare Paccagnella, ma poi è scivolato e quindi ha rischiato un po' troppo, è entrato in velocità e è caduto, ma è un atleta che comunque farà parlare di sé, sono convinto che domenica porterà fuori un grandissimo risultato e comunque sta crescendo moltissimo e anche al mondiale farà qualcosa di buono.